Al Grifone, il primo big match stagionale. La squadra di Mister Maffei batte per 2-0 la Romulea, segnando un gol per tempo con Notarianni e Corvino. Già dai primissimi minuti, molto propositiva la formazione di Villa De Massimi. La prima occasione è per Zero, che colpisce ma non con sufficiente potenza. Quindi, dalla parte opposta del campo ci prova Mauro con questo mancino centrale. Ancora Grifone in avanti. Qui, forse un tocco di mano sul tiro al volo di Corvino. Lascia correre il direttore di gara, come succede poco più tardi su questo altro sospetto tocco di mano. Poi c'è comunque la staffilata da fuori da parte di Notarianni, che termina alta. Qui, invece, la discesa di Eustasio, che cerca di andarsene in palleggio, raggiunge il fondo, il suo pallone in mezzo poi raggiunge la testa di Serpente, che colpisce alto, quindi verso il duplice fischio. Questa punizione da lontanissimo di Notarianni sorprende Cavazza e termina in fondo al sacco per l'1-0 del Grifone. Inizia il secondo tempo, subito punizione per i rossoblù, questa volta è Mugnano che calcia ma il pallone termina alto, quindi dalla parte opposta del campo l'occasione per Strizzi, la più ghiotta forse per la Romulea nei 70 minuti, non riesce a raggiungere il pallone in tempo il numero 9. Questo intervento invece sul dribbling di Tombolini vale il calcio di rigore per la Romulea, con Moauro che si presenta dagli 11 metri contro Poggi, il numero 7. Conta i passi, va a calciare ma si fa ipnotizzare dal portiere di Mister Maffei, che vola alla sua destra per respingere il tiro. Ancora quindi il Grifone che cerca il raddoppio, questo rimpallo favorisce Corvino ma l'uscita di Cavazza impedisce all'attaccante di andare in rete, quindi Moauro cerca di farsi perdonare con questo destro dalla distanza che termina sopra la traversa. Il 2-0 di Corvino diventa realtà quindi poco più tardi, con la traversa colpita da Cinciu ne approfitta il numero 9, che di testa mette in fondo al sacco per il raddoppio dei suoi. L'ultima opportunità per il Grifone arriva da questa palla illuminante di Notarianni, che raggiunge la corsa di guida. Al centro c'è Serpente che però cicca la conclusione. Si salva la Romulea che cerca nel finale di accorciare le distanze ancora con Tombolini. Tra i più propositivi lì davanti, il numero 11 riesce nel dribbling, calcia forte sul primo palo e attento Poggi che mette il pallone in calcio d'angolo. Poco dopo arrivano i tre fischi del direttore di gara. I primi 3 punti della stagione sono per il Grifone.